Dire basta alla violenza sulle donne mediante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la collaborazione con le istituzioni locali. Fa tappa a Napoli, le parole non bastano più. Iniziativa di Intervita Onlus, a cui si può contribuire fino al 10 marzo mediante SMS o chiamata da rete fissa al numero 45508. Ogni anno in Italia le donne vittime di violenza superano il milione, 26 al minuto gli abusi subiti. Una vittima su tre non trova la forza di rivelare la violenza. Oggi la presentazione a Palazzo San Giacomo è stata l'occasione per fare il punto con il Comune di Napoli, che durante la Giunta dei Magistris è stato promotore di numerose iniziative per la tutela delle donne. Ai nostri microfoni l'assessore al welfare Roberta Gaeta e Daniela Bernacchi, direttore generale Intervita Onlus. Le istituzioni devono prendere assolutamente posizione, una posizione chiara rispetto ad un fenomeno gravissimo che è una vera e propria tragedia che si consuma quotidianamente nelle case e lo deve fare insieme alle altre, in sinergia con le altre istituzioni, quindi con la scuola, con le forze dell'ordine, con la magistratura, con tutte le istituzioni ma anche con la società civile. Ed in questo il Comune di Napoli vuole esserci, vuole essere promotore di azioni di sensibilizzazione e di promozione e in tutta questa, in questo scenario chiaramente una ricerca come quella che viene condotta da Intervita e che viene presentata oggi è fondamentale perché i dati di una ricerca quantificano anche i costi appunto di un silenzio che non può essere tollerato quando ha un costo sociale, umano e anche economico così elevato. Ricerca dà dei dati molto allarmanti, la prima ricerca che evidenzia che a livello nazionale i costi economici e sociali della violenza contro la donna sono 17 miliardi di euro, quindi un valore triplo di una manovra finanziaria per intenderci, quindi sicuramente molto importanti, molto, molto poco viene fatto in prevenzione perché solo 6 milioni di euro sono i costi della prevenzione, quindi per noi è molto importante fare sensibilizzazione e trovare quindi anche a livello territoriale e locale delle strategie di contrasto con le amministrazioni locali e con il territorio proprio per combattere questo fenomeno.